Ma se per questa Pasqua preparassimo la ciambella rustica più famosa della cucina napoletana? È saputo assai. O tort? Vai che vi faccio vedere come si fa. Partiamo dall'acqua a temperatura ambiente in cui vado a sciogliere il lievito di birra. Metto un attimo da parte e in questa ciotolona vado a versare le due farine, quella 00 e quella 0. Poi ci metto un pizzico di zucchero. Questo non solo migliora la lievitazione, ma serve anche a dare un bel colore. Mescolata. E posso aggiungere l'acqua, diciamo circa 2/3. Soltanto a questo punto aggiungo il sale, continuo ad impastare un po' e infine la restante parte di acqua. Io ho scelto di lavorare a mano un po' per preservare la tradizione, ma se preferite utilizzare la planetaria va benissimo. L'impasto ha preso consistenza, lo trasferisco sul bancone e inizio ad aggiungere lo strutto. Se però a questo punto notiamo che l'impasto è troppo appiccicoso, lo copriamo con la ciotola e lo lasciamo stare in pace per 10 minuti, così lui si rilassa e torniamo a lavorarlo in semplicità. La domanda che più mi fate è se si può sostituire lo strutto con il burro. Sì, ma non è la scelta più adatta, perché in realtà il burro dà un sapore e anche una doratura completamente diverse. Quando la parte precedente è stata assorbita, continuiamo ad aggiungere ancora lo strutto. L'impasto è pronto, lo trasferisco in questa ciotola che ho già unto sempre con lo strutto. Mettiamo un bel foglio di pellicola, o se ce l'avete va benissimo anche un piatto, l'importante è che non passi aria. E mettiamo a lievitare per circa un paio d'ore, o comunque fino al raddoppio. La temperatura ideale è di circa 28 gradi, o come faceva la mia nonna, sotto una bella copertina di lana. Occupiamoci adesso del nostro ripieno. Il tortano anticamente prevedeva soltanto due ingredienti, lo strutto e i cicoli. Qualcun altro poi aggiungeva anche le uova, ma in quel caso diventava casatiello perché le uova andavano incastonate da crude in superficie. Tagliamo tutto a cubettini, mettiamo i cubettini nella nostra ciotola e andiamo avanti con il resto degli ingredienti. Io vi ho detto la versione tradizionale, ma perché questa è una ricetta casalinga, ognuno può aggiungere un po' quello che preferisce, come se fosse una sorta di svuota frigo. Quindi, a casa mia si mette salame napoletano, anche questo da fare a cubettini. Stessa operazione per il provolone e il pecorino romano. E per finire, le uova sode. C'è chi le taglia a fette, a quarti o come me le sbriciola, così tutti i pezzi saranno pieni zeppi di uova sode e di tutti gli altri ingredienti. Completiamo buttando anche questi in ciotola. L'impasto del tortano è bello lievitato, guardate qua. Prima di ribaltarlo qui sulla spianatoia, metto un bel pizzico di farina. E 1, 2 e 3. O mattarell! E poi ancora un po' di farina in superficie. Otteniamo un rettangolo di 50x40. Lo stampo con metro in mano, però mi raccomando, è giusto per avere un'idea. Pronti? Rovesciamo tutto questo ben di Dio. Vedete perché vi dicevo che bisogna esagerare? Guardate qua, cioè questo sarà tutto quello che noi mangeremo nel tenero abbraccio del tortano. Abbondante parmigiano grattugiato. E immancabile il pepe nero, assai proprio. Poi se volete ne potete mettere un po' di meno, ma a casa mia si abbonda. Arrotoliamo. E se capita che esce qualche pezzettino, o lo mettiamo all'interno del tortano o ce lo mangiamo. Dobbiamo trasferire il tortano in questo stampo a ciambella, che prima però va unto con un po' di strutto. Un bel gesto deciso. Ed eccolo qua. Ovviamente queste due parti vanno una dentro l'altra, perché sennò la ciambella poi viene storta. Lo copriamo e lo facciamo lievitare nuovamente fino al suo raddoppio, cioè circa 20-40 minuti. Il tortano è lievitato, pronto per essere spennellato con un po' di strutto. L'ho ammorbidito un pochino, così diventa più facile questa operazione. Lo strutto non solo darà colore, ma renderà bello morbido il nostro tortano. Pronto per essere infornato a 180 gradi per 50 minuti. Dopodiché lo togliamo dal forno, lo rispennelliamo con un poco di strutto, lo cuociamo a 200 gradi per circa 10 minuti, ma su ripiano più basso, non a contatto con la base.
E dopo aver tanto lavorato, direi che il tortano ce lo siamo meritato. E quanti profumi. Ora è veramente Pasqua. È saputo di assaggio.